Ringrazio. Dunque, sì, ho chiesto di intervenire anche perché sono stato giustamente citato in un intervento, perché ho fatto una proposta nella commissione che si è svolta, l'ultima commissione che si è svolta a mobilità e che ha trattato specificatamente questo tema. C'è da dire che nelle analisi che sono state fatte, molto approfondite, con Roma Servizi della Mobilità, il Dipartimento, l'Assessorato, è emerso che le persone che in questo momento si stanno muovendo nella città e nelle zone dove sono interessate dalla sosta tariffata sono quelle persone che oggettivamente l'unica modalità per cui si devono spostare è il lavoro, per cui non sono esattamente le persone che hanno quella difficoltà economica di cui si è sottolineato in tanti interventi. Io mi sono permesso nella commissione di fare una proposta che poi è stata valutata e approfondita, e la proposta era sostanzialmente andare incontro ad un abbonamento mensile che riducesse il costo dell'abbonamento mensile per andare incontro proprio a quelle persone che in questo momento si stanno recando al lavoro e vanno con la macchina piuttosto che con l'autobus. È stato fatto prontamente un approfondimento da parte dell'assessorato e del dipartimento ed è emerso che un conto è togliere la sosta tariffata a tout court immediatamente con un'ordinanza d'urgenza, un conto è abbattere una tariffa che a quel punto deve passare al vaglio dell'aula e dunque delibera di giunta d'aula, insomma, tempi molto lunghi. Questa è stata la ragione per cui questo tipo di proposta non è stata accolta. Volevamo venire incontro con questo tipo di possibilità, ci sono dei tempi troppo lunghi, rimane in piedi comunque il meccanismo che in questa fase specifica oggettivamente le persone che stanno usando questa sosta tariffata non andiamo a intaccare quelle persone che in questo momento hanno le maggiori difficoltà perché sono persone che stanno lavorando, non hanno perso il lavoro, anzi non sono neanche in smart working, devono necessariamente recarsi proprio fisicamente sul posto di lavoro. È stato dato anche un dato all'interno della commissione che penso che possa essere interessante da un punto di vista di analisi generale, ovvero che prima dell'emergenza Covid, mediamente la sosta tariffata incassava 68.000 euro alla giornata. Già dopo, quando è stata reintrodotta i primi di maggio, in realtà la sosta tariffata giornaliera incassa intorno ai 30.000 euro per una quantità mensile intorno ai 780.000 euro. Ecco, io credo che insomma queste siano, oltre quello che ha detto il Presidente Stefano, anche queste sono delle considerazioni che ci hanno portato poi a respingere le mozioni che sono state presentate. Grazie.